Amici di Onda Libera, siamo nel giardino della Biblioteca San Giovanni a Pesaro. Sta per iniziare la 12ª edizione dell'Arte Sprigionata. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ciao, io sono Gingillo Malibu. Siamo clown dell'associazione VIP, che si chiama VIP e vuol dire Viviamo in Positivo. È una federazione italiana, la nostra associazione locale è di Senigallia e siamo VIP Clown Ciofega Senigallia. E aderiamo a questa iniziativa perché facciamo un progetto presso la casa circondariale e con i detenuti, un percorso di clown terapia per avvicinarli un pochino alla positività, allo spirito clown, alle clownerie, quindi insegniamo giocoleria, comicità e insieme facciamo tutto questo percorso durante tutto l'anno per arrivare ad uno spettacolo finale a giugno. E quindi niente, è bellissimo questa iniziativa e siamo contenti di essere qua. Mi chiamo Mario Di Palma, sono il presidente dell'associazione Onlus Braccia Aperte che opera a Pesaro. Noi lavoriamo all'interno di vari istituti penitenziari proponendo corsi di formazione che possano insegnare un lavoro. Il nostro scopo è quello di coinvolgere altri artigiani che possano dare il loro contributo per ideare appunto a livello di volontariato questi corsi. Oggi siamo qui con l'esposizione dei prodotti del corso di pelletteria a seguito di un corso che abbiamo effettuato nella sezione femminile del carcere di Pesaro, sperando di riuscire a vendere qualcosa per poter rifinanziare eventualmente un prossimo corso il prossimo anno. La nostra associazione lavora prevalentemente su questi tipi di corsi professionalizzanti. Allora, mi chiamo Francesca Renga e faccio parte della redazione di Penna Libera Tutti, che il cui capo redattore è Roberto Mazzoli. Penna Libera Tutti è un inserto di 4 pagine curato dai detenuti di Villa Fastigi, che esce mensilmente allegato al Nuovo Amico, che è il settimanale della diocesi di Pesaro. Gli articoli scritti esprimono quelli che sono i pensieri dei detenuti, ma non soltanto riguardanti la loro vita in carcere, ma anche con uno sguardo rivolto al fuori, perché pur stando dentro tutto quello che succede fuori viene da loro colto, percepito, seguito, condiviso. Io sono detenuto presso la casa circondariale di Villa Fastigi dal 2013 e ho avuto la fortuna di entrare a far parte della redazione di Penna Libera Tutti. Dico la fortuna perché, anche essendo una persona che parla molto, mi piace scherzare e ridere, non riuscivo ad esprimere quello che volevo veramente verso i miei familiari e verso le persone a me più care. Grazie all'aiuto della professoressa e del redattore Roberto Mazzoli sono riuscito a scrivere e ad esprimere ciò che pensavo veramente e che sentivo. Allora, buonasera, mi chiamo Vanessa Albertini, sono un'arte terapeuta e siamo qui in Biblioteca San Giovanni dove stiamo presentando un laboratorio di arte terapia. Io mi chiamo Katia Birgolotti, anche io sono arte terapeuta. Abitualmente teniamo i nostri corsi e percorsi di arte terapia all'interno del carcere di Villa Fastigi. Io sono Mirko, ho partecipato alle attività che fanno Vanessa e Katia nel carcere di Villa Fastigi e l'ho fatto per un paio di anni. È stata un'esperienza valida. Con i loro compiti, diciamo, noi persone un pochettino più chiuse, che avevano più difficoltà a esprimere i loro sentimenti, con il disegno, l'uso di determinati colori o di varie tecniche, riuscivano a esprimere quello che avevano dentro e tirare fuori i propri sentimenti.